soli, stanchi e polverosi, gli antichi rover inviati dalla Terra anni fa stanno per assistere in silenzio ad un giorno che sarà ricordato per sempre nella storia. Astronavi senza equipaggio atterrano e consegnano sistemi di supporto vitale sul pianeta rosso, segnando l'inizio della colonia su Marte. Questi pionieri meccanici prepareranno il terreno per l'arrivo dell'uomo tra 2 anni, la coltivazione di vita acquatica tra 9 anni e la nascita di una nuova generazione marziana tra 15 anni. Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. Sul dorso di Monte Erebus, le navi stellari si posano delicatamente, dispensando i beni essenziali per l'esistenza. Pannelli solari che catturano la luce di un sole lontano, combustibile per i giorni a venire, sistemi che trasformano i rifiuti in risorse, cibo che porta il sapore di casa, ossigeno e acqua, sistemi di tute spaziali e le prime dimore, laboratori di sogni e scoperte. Una delle astronavi trasporta la nuova rete di comunicazioni Starlink di Marte e la dispiega in orbita prima di atterrare per la consegna. Solo 4 satelliti sono necessari per creare lo Starlink marziano e comunicare senza interruzioni con la Terra. La base su Marte sarà concentrata in un'unica area grande quanto 7 campi da calcio, con pannelli solari che saranno utilizzati per alimentare sia la futura base, sia la produzione di carburante su Marte. Purtroppo sono solo il 43% efficienti rispetto a quelli terrestri. I rover vengono dispiegati dalle loro astronavi e prendono posizione sulla superficie di Marte, dando il via alla costruzione della base marziana. Utilizzando l'energia solare, i rover e i robot iniziano a predisporre l'infrastruttura necessaria per la produzione di carburante e per condurre esperimenti. Si impegnano nella perforazione del suolo alla ricerca di depositi di acqua ghiacciata. Attraverso un processo chimico, estraggono CO2 dall'atmosfera di Marte e idrogeno dall'acqua ghiacciata, trasformandoli mediante calore e pressione in acqua, ossigeno e metano, che servirà come combustibile versatile. I rover lavorano anche per livellare e compattare la regolite, il terreno superficiale di Marte, creando una vasta area piana per l'atterraggio. Questo riduce il rischio di sollevare detriti e rocce, garantendo una maggiore sicurezza per l'arrivo delle future missioni robotiche su Marte. Sono trascorsi 26 mesi dall'arrivo delle prime 5 astronavi cargo su Marte e ora, con l'avvicinarsi delle orbite di Marte e della Terra, si apre una nuova opportunità di viaggio. Astronauti hanno messo piede sul pianeta rosso, supportati da 10 ulteriori navi mercantili cariche di provviste per garantire la sopravvivenza di questi pionieri. Questo gruppo di coloni, composto da ingegneri, scienziati, medici e personale militare addestrato scientificamente, si impegna in una permanenza di 2 anni e 2 mesi su Marte, con l'obiettivo di stabilire le basi per una vita sostenibile oltre la Terra. Nei primi 7 giorni sul pianeta, gli astronauti affrontano le sfide della bassa gravità marziana, una condizione che indebolisce i muscoli dopo il lungo viaggio spaziale. Questo periodo è dedicato all'adattamento alla nuova gravità e alla celebrazione per aver superato il viaggio. I nuovi abitanti di Marte trovano rifugio nelle stesse astronavi che li hanno trasportati, iniziando il processo di adattamento a questo ambiente alieno. Le condizioni su Marte sono estreme. Le temperature medie esterne oscillano intorno ai meno 63 gradi Celsius, con picchi fino a 20 gradi Celsius durante l'estate equatoriale. Le tempeste di sabbia sono frequenti, sollevando nell'atmosfera nuvole di polvere che possono avvolgere l'intero pianeta. Inoltre, Marte è soggetto a sismi. I satelliti in orbita attorno a Marte monitorano il clima e funzionano come stazioni meteorologiche spaziali, fornendo agli astronauti preziosi avvisi su imminenti tempeste di polvere e cambiamenti climatici. Il programma biennale su Marte prende il via.
le giornate marziane superano di poco le 24 ore terrestri. Le operazioni di scarico e movimentazione di carichi pesanti sono facilitate dalla gravità marziana, che è solo il 38% di quella terrestre. Dopo aver sistemato i sistemi di supporto vitale, l'attenzione si sposta sul test e l'avvio della produzione di criometano, essenziale per il ritorno sulla Terra. L'equipaggio di astronauti si dedica a esperimenti per convertire il suolo marziano in materiale adatto alla stampa 3D e avvia il progetto verde per coltivare piante al chiuso. Si inizia a lavorare il suolo marziano con piante progettate dalla NASA, geneticamente modificate per prosperare su Marte, e si testano i cianobatteri terrestri, capaci di produrre fertilizzante ammoniacale dall'azoto dell'atmosfera marziana. La coltivazione include segale, ravanelli, pomodori, fagioli, carote e patate con i rifiuti degli astronauti riciclati come fertilizzante. Un imminente arrivo di pesci è previsto per la base marziana. Nel frattempo, sulla Terra, SpaceX produce 2 astronavi a settimana, ognuna al costo di 5 milioni di dollari, raggiungendo un totale di 104 astronavi all'anno. Con 216 astronavi pronte per ogni finestra di lancio, si sfrutta l'opportunità offerta dalle diverse velocità orbitali di Terra e Marte, che si avvicinano ogni 26 mesi. Le finestre di lancio sono limitate a pochi giorni all'anno, con opportunità di lancio che variano da 30 minuti a 2 ore. Una flotta di navi mercantili e cargo viene quindi preparata e mantenuta in attesa per approfittare di queste finestre di lancio. Starship lascia la superficie di Marte, diretta verso la Terra, con a bordo un equipaggio di 30 persone che hanno chiamato il pianeta rosso casa per più di 2 anni. Con l'arrivo di un secondo gruppo di coloni, gli esseri umani ora superano in numero i robot su Marte. Tra i nuovi arrivati c'è il primo architetto, insieme a 4 passeggeri privati che hanno investito 50 milioni di dollari ciascuno per partecipare a questa impresa. Completano l'equipaggio scienziati, ingegneri e botanici, tutti impegnati nella costruzione delle prime serre permanenti e nell'ampliamento dell'agricoltura marziana. Le insalate coltivate su Marte cominciano a far parte della dieta dei coloni, segnando un passo verso l'autosufficienza alimentare e riducendo la dipendenza da rifornimenti terrestri. SpaceX inaugura la costruzione di Deposito X, la prima stazione di rifornimento permanente su Marte, e dà il via alla realizzazione del primo habitat stampato in 3D. Al Space Factory viene impiegata una stampante 3D che utilizza una miscela di suolo marziano e piante da laboratorio come legante polimerico per costruire la struttura. Il polimero serve a consolidare il materiale, mentre il guscio esterno stampato in 3D offre protezione dalle radiazioni marziane. Un interno gonfiabile viene poi installato per garantire ulteriore sicurezza. Parti di una delle astronavi vengono riutilizzate per implementare sistemi di comunicazione e supporto vitale all'interno del nuovo habitat marziano. L'avanzamento della tecnologia di stampa 3D porta alla realizzazione di strutture idroponiche di dimensioni maggiori su Marte, diventando la fonte principale di alimentazione per i coloni. Kimball Musk guida un team che sviluppa una fattoria verticale sul pianeta, sperimentando nuove frontiere dell'agricoltura spaziale. Parallelamente, i coloni testano ambienti abitativi sotterranei, inviando preziosi dati alle big company sulla Terra per analisi e ulteriori sviluppi. Questi passi rappresentano un salto significativo verso l'autosufficienza e la sostenibilità della vita umana su Marte. Le agenzie spaziali globali stanno convergendo sulla base Alfa di Marte, inviando attrezzature e team di scienziati per unire le forze in questo nuovo avamposto interplanetario. Jeff Bezos, attraverso Blue Origin, ha introdotto Amazon.Mars, un servizio pionieristico che mira a gestire le consegne su Marte, inizialmente per le agenzie spaziali e successivamente per i clienti privati.
Nel frattempo, l'equipaggio di una recente missione ha portato pesci dalla Terra, inaugurando un'era di sostenibilità con la creazione di una serra acquaponica, grazie alla disponibilità di acqua su Marte. La comunità marziana ha anche assistito al suo primo funerale, un momento toccante che ha visto le ceneri di un colono disperse nel vento rosso del pianeta. Nell'orbita terrestre, una flotta di astronavi attende pazientemente il momento giusto per partire. Cariche di carburante, rifornimenti e passeggeri, queste navi sono pronte a solcare lo spazio verso Marte non appena la finestra di lancio si apre, dimostrando la capacità di supportarsi e attraccarsi reciprocamente durante il lungo viaggio di 7 mesi verso la loro destinazione. Nel 2035, un evento astronomico noto come opposizione perielica avvicina Marte alla Terra, accorciando il viaggio spaziale a soli 5 mesi. Questo fenomeno segna l'inizio di un'era di migrazione su larga scala verso il pianeta rosso. Con l'ausilio di stampanti 3D di livello industriale, la base marziana si trasforma rapidamente in un insediamento urbano, con cupole interconnesse che si estendono come una città. Il primo ospedale marziano prende forma e sempre più persone scelgono di stabilirsi permanentemente su Marte, attratte dalla crescente infrastruttura. La vita su Marte fiorisce, con la nascita di comunità stabili, la produzione di contenuti televisivi locali e persino la celebrazione del primo matrimonio marziano, un evento seguito con entusiasmo sia su Marte che sulla Terra. L'esplorazione rivela sistemi di grotte ideali per lo sviluppo di habitat sotterranei sicuri, aprendo nuove possibilità per la vita marziana. La Big Company di Elon Musk introduce i suoi robot scavatori, iniziando la costruzione di tunnel sotterranei per passaggi protetti e habitat subterranei. Questo segna l'inizio di una nuova fase di espansione, con basi minerarie che si diffondono oltre la base principale. Gli stati nazionali costruiscono piccoli habitat, trasformandoli in ambasciate marziane e simboli di orgoglio nazionale. La nascita della prima persona su Marte diventa un punto di riferimento storico, con la salute di madre e bambino monitorata attentamente per comprendere meglio la vita umana nel contesto marziano. Con l'incremento dei viaggi verso Marte, sempre più persone decidono di trascorrere 2 anni sul pianeta rosso, contribuendo attivamente alla società marziana che ora conta oltre 7.000 membri. La politica locale diventa essenziale per gestire la crescente popolazione e sostenere l'obiettivo di autosufficienza. Il primo ristorante su Marte apre le sue porte offrendo cibo biostampato, inclusa carne sintetica. L'introduzione di una biostampante ha segnato un punto di svolta nella medicina su Marte, permettendo la creazione di tessuti e organi su misura. Un nuovo reparto maternità è stato inaugurato per assistere il crescente numero di neonati marziani. In parallelo, ha preso il via la costruzione della prima centrale a fusione nucleare, un passo avanti verso l'indipendenza energetica del pianeta rosso, riducendo così la necessità di importare pannelli solari dalla Terra. Nel 2046, un coraggioso esploratore ha conquistato l'Olympus Mons, il gigante del sistema solare, 2,5 volte l'altezza del Monte Everest. Questa impresa ha messo alla prova le innovative tute spaziali progettate per estrema flessibilità. Contemporaneamente, il primo stabilimento per la produzione di mRNA su Marte ha iniziato a funzionare, garantendo che i marziani possano essere vaccinati prima di tornare sulla Terra. La vita su Marte si arricchisce con la costruzione di scuole e l'arrivo di famiglie, che trasformano la colonia in una comunità vibrante. Blue Origin ha lanciato una stazione di produzione autonoma in orbita attorno a Marte,
che processa asteroidi per estrarre materiali preziosi senza contaminare l'atmosfera marziana. Questi materiali vengono poi inviati al pianeta. Elon Musk ha inaugurato la prima Gigafactory Tesla su Marte, dove si riciclano batterie solari e si assemblano veicoli elettrici, contribuendo alla mobilità sul pianeta. Il 2051 è stato testimone del secondo grande attraversamento, un periodo in cui le orbite di Marte e della Terra si sono avvicinate, facilitando il trasferimento di migliaia di persone e attrezzature su Marte. Funzionari governativi, società minerarie e geologi hanno preso parte a questo movimento di massa. La base marziana, ormai ben stabilita e dotata di AI, robotica e una forza lavoro umana, è diventata autosufficiente, capace di produrre energia, ossigeno, acqua, cibo e carburante. Anche senza ulteriori rifornimenti dalla Terra, la colonia potrebbe continuare a prosperare, sebbene l'assenza di tecnologia avanzata limiterebbe il suo sviluppo futuro. Per celebrare i 10.000 giorni dell'uomo su Marte, il primo essere umano nato sul pianeta intraprende un viaggio storico verso la Terra. Supportato da una sofisticata tuta robotica, guidata da un avanzato chip cerebrale Neuralink, il marziano affronta la sfida della gravità terrestre. Nel frattempo, su Marte, vasti giardini e piante robuste fioriscono all'interno di enormi serre, mentre cupole erette su antichi laghi ghiacciati contribuiscono all'arricchimento dell'atmosfera marziana con ossigeno. E in un piccolo ma significativo trionfo della vita, fili d'erba sfuggiti dalle serre iniziano a radicarsi nella terra di Marte, cercando di adattarsi e prosperare nel suo ambiente inospitale.